Ciao a tutti amici di Vanilla, io sono Alice e oggi vi parlo di Victor Hugo. Non è facile parlare di un uomo come lui, uno dei più grandi scrittori del suo tempo, straordinario uomo politico innamorato della sua patria e della letteratura. Nasce il 26 febbraio 1802 a Besançon da Joseph Léopold Sigisbert Hugo, generale dell'esercito, e Sophie Françoise Trébuchet, una donna descritta come idealista, fervente lettrice di Voltaire e Rousseau. La coppia si era sposata 5 anni prima, ma ben presto la differenza di carattere fra i due si era fatta sentire e il loro rapporto andava ormai sgretolandosi. Victor è il loro terzo figlio. Prima di lui ci sono Gustavelle ed Eugène, ma l'ultimo nato in casa Hugo è un bambino estremamente delicato di salute e soprattutto nei suoi primi mesi la sopravvivenza non è affatto data per scontata. Il periodo storico, siamo nel bel mezzo delle guerre napoleoniche e il mestiere del padre, non consentono alla famiglia una vita tranquilla. Sono costretti a trasferirsi spesso e, come se questo non bastasse, il rapporto tra i genitori peggiora di giorno in giorno, facendo crescere i bambini in un ambiente caratterizzato da ostilità e ripetute assenze. Sophie si trasferisce a Parigi insieme ai figli, mentre Joseph Leopold è impegnato al servizio di Giuseppe Bonaparte, da poco diventato re di Spagna. Ma Sophie non è sola. Con lei vive un uomo che si fa chiamare Monsieur de Courlandet. È una persona colta, gentile, affettuosa con i bambini. In realtà, il suo nome è Victor Fanon de Laury, un nobile diventato repubblicano che era stato uno dei superiori del generale Hugo ed è costretto a nascondersi dalla polizia a causa del suo coinvolgimento in una cospirazione. Ma non solo. Tra Laury e Sophie è nata una relazione sentimentale che a quanto pare dura da tempo, dal momento che qualche studioso ha addirittura ipotizzato che proprio lui potrebbe essere il vero padre di Victor Hugo. Ma prima di entrare nel vivo della storia, vorrei chiedervi, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale o ad uno degli abbonamenti che sostengono Vanilla e i suoi nuovi divulgatori. Grazie. Laury viene arrestato e imprigionato nel 1810 e Sophie si vede costretta a raggiungere il marito in Spagna, unendosi ad un convoglio scortato da soldati. Il viaggio sarà traumatico per il giovane Hugo, in quanto costellato da eventi violenti, dovuti all'ostilità della popolazione all'occupazione francese. Ciononostante, Victor conserverà un ricordo molto istruttivo di questo viaggio, che instilla in lui le basi su cui svilupperà il suo amore per la storia. La famiglia Hugo si riunisce, ma la situazione familiare dei coniugi è ormai insostenibile per entrambi e decidono di separarsi. Sophie torna a Parigi nel 1812 con Victor e Eugène, mentre il figlio maggiore decide di restare in Spagna, arruolandosi nell'esercito. In questo stesso anno, la vita del futuro scrittore viene segnata da un evento che ha avuto su di lui un impatto emotivo molto forte. Laury viene giustiziato, Sophie è devastata e porta segretamente il lutto. Davanti alla lista dei congiurati condannati a morte, la donna rivela al figlio Victor che Laury era il suo padrino e gli fa giurare di non dimenticare mai questa esecuzione. I due bambini nel frattempo vengono messi in un pensionato dove continuano gli studi di latino e algebra. Uniti nelle avversità dovute alle continue assenze della madre, alla lontananza del padre e alla feroce battaglia che i due portano avanti da tempo. È proprio in questo periodo che il giovanissimo Victor inizia ad approcciarsi alla scrittura. Compone poesie e ottiene una menzione onorifica ad un concorso indetto dall'Académie Française a solo 14 anni. Sophie ottiene il divorzio nel 1818 e torna a vivere con i suoi figli a Parigi, mentre il padre se ne disinteressa quasi del tutto. Occuparsi di loro, infatti, sarà il fratello maggiore, Gustavelle, che lascia l'esercito per dedicarsi alla famiglia. Victor nel frattempo ha iniziato una vera e propria produzione letteraria, ha già scritto la tragedia Inés de Castro, ispirata ai suoi viaggi in Spagna, e Bac Jargal, che tratta la rivolta degli schiavi a Santo Domingo del 1791. Gustavelle si rende presto conto delle straordinarie capacità artistiche del fratello minore e si impegna per far pubblicare le sue prime opere e per costruire intorno a loro un piccolo circolo letterario che si riunisce mensilmente. Le prime pubblicazioni di Victor sono Lode i destini della Vandea, dedicata al grande poeta francese Chateaubriand, e Il Telegrafo, satira contro la critica letteraria. Le esperienze vissute in questi anni segnano profondamente la formazione di Hugo, che vanta una cultura stupefacente per la sua giovane età, e sviluppa una grande ambizione letteraria, che lo porta a desiderare la grandezza, i riconoscimenti, un ruolo di primo piano nella cultura del suo tempo. Ma nella sua vita c'è spazio anche per l'amore. Nel 1819 dichiara i propri sentimenti per Adèle Fouché, la giovane figlia di una famiglia molto vicina alla sua, e afferma di volerla sposare nonostante l'opposizione di Sophie. Purtroppo i problemi familiari costringeranno Hugo a rimandare i suoi progetti matrimoniali.
La madre si ammala gravemente e al fratello Eugène vengono diagnosticati problemi mentali. Sophie muore il 27 giugno 1821 e quando Victoria informa il padre ottiene solo una fredda risposta, completamente disinteressata alle sorti dei figli. La perdita di punti di riferimento così importanti spinge il ragazzo ad attaccarsi ancora di più ad Adèle, la cui famiglia finisce per acconsentire al matrimonio, colpita dalla costanza e dalla determinazione del giovane Hugo. I due si sposano infatti il 12 ottobre 1822. La produzione letteraria nel frattempo procede instancabilmente. Hugo scrive Andy's Land, romanzo dai toni gotici ispirato a Walter Scott, che si svolge in una Norvegia immaginaria soffocata da una monarchia tirannica, e pubblica una raccolta di odi e poesie. La situazione familiare però non è rosea. Eugène, il fratello con cui aveva condiviso gli eventi più significativi della sua vita, viene rinchiuso in una casa di cura a causa del suo stato mentale e non vi uscirà se non dopo la sua morte nel 1837. Victoria è devastato e, come se non bastasse, il primo figlio dello scrittore, nato nel 1823 e chiamato Leopold come il nonno, muore ancora in fasce. L'anno dopo però Adèle partorisce di nuovo, dando alla luce una figlia, Leopoldine, fortunatamente in perfetta salute. Questo periodo della vita di Victor è segnato da un riavvicinamento al padre che va a trovare a Blois, dove sviluppa ulteriormente l'amore per l'architettura e i paesaggi, di cui saranno intrise le sue opere future. In questi anni il giovane scrittore si sta anche avvicinando ad una corrente letteraria nuova, controversa, che suscita critiche e lodi tra i contemporanei: il romanticismo. Hugo si getta a capofitto in questa straordinaria esperienza letteraria. Nel 1827, anno dopo la nascita di un altro figlio, Charles, pubblica il dramma Cromwell, un'opera gigantesca, tre volte più lunga di una tragedia classica, con i suoi 6.400 versi. La prefazione è il manifesto del dramma romantico e vi troviamo esposti i principi che reggeranno tutta la produzione letteraria di Hugo. Il dramma è lo specchio della realtà, è onesto, rappresenta la vita così com'è. Include tutti gli elementi grotteschi, deformi, che invece il teatro aveva rifiutato fino a quel momento. Dovere dell'arte, sostiene Hugo, è rappresentare l'essere umano con i suoi vizi e le sue virtù in tutta la sua complessità psicologica ed emotiva. Il vero eroe della letteratura romantica è un uomo che combatte silenziosamente la realtà e le forze di un mondo a lui avverso. Nel frattempo la vita privata va avanti, con le sue gioie e i suoi dolori. Nel gennaio 1828 il padre di Hugo, Leopold, muore improvvisamente. Qualche mese dopo invece nasce il terzo figlio di Victor e Adèle, anche lui chiamato Victor. Lo scrittore, che nel frattempo si era battuto contro la pena di morte nel suo L'ultimo giorno di un condannato, sarà presto protagonista di un altro evento che segnerà il romanticismo francese: la rappresentazione a teatro del suo dramma Hernani il 25 febbraio 1830. Questa data, insieme alle rappresentazioni successive, passerà alla storia come la battaglia di Hernani. Théophile Gautier, un altro grande scrittore romantico, usa questi termini per definire quella serata. Questa data è scritta sul fondo del nostro passato con caratteri fiammeggianti. La prima rappresentazione di Hernani, questa serata ha deciso delle nostre vite. Lì abbiamo ricevuto l'impulso che ci spinge ancora dopo così tanti anni e che ci farà andare avanti fino alla fine della nostra carriera. Durante lo spettacolo ci furono esclamazioni indignate, boati di entusiasmo, volarono insulti, ad un certo punto si arrivò persino alle mani. Ma per quale motivo tutto questo? Hernani scandalizzava i classicisti, coloro che si basavano sulle regole di composizione delle opere teatrali di Corneille e di Racine, mentre Hugo aveva stravolto quasi interamente la struttura del dramma. Aveva rifiutato un linguaggio troppo complesso per scegliere di avvicinarsi alla lingua comune. Ad ogni modo, l'opera fu un successo e a soli 28 anni Hugo era diventato un punto di riferimento del romanticismo, nuova fonte di ispirazione per un'altra generazione di scrittori. La notorietà acquisita però mette a dura prova l'equilibrio della famiglia e Adèle, di nuovo incinta, è stanca delle visite continue. A stravolgere la situazione ci si mette di nuovo la storia. Nello stesso anno scoppia infatti la Rivoluzione di Luglio. Hugo interrompe bruscamente la stesura appena iniziata di Notre-Dame de Paris per mettere al sicuro la propria famiglia. Nota anche come seconda rivoluzione francese, la rivolta scoppiata alla fine di luglio del 1830 si dichiarava contro il re Carlo X, fratello di Luigi XVI, quello ghigliottinato nel 1793. Innescata dalle ordinanze di Saint-Cloud, con le quali il re tentava di abolire la libertà di stampa e di sciogliere la Camera dei Deputati, riportando così la Francia indietro nel tempo. La popolazione era insorta, si era fatta
fatto ricorso alle barricate e il re aveva preso la via dell'esilio. Al suo posto veniva messo sul trono Luigi Filippo d'Orléans, che sarà l'ultimo sovrano a regnare in Francia con il titolo di re. Rientrato il pericolo, Ugo fa ritorno a Parigi e mette finalmente mano alla realizzazione di Notre-Dame de Paris. Fa mettere sotto chiave i propri vestiti, compra una boccetta di inchiostro e non esce di casa per 4 mesi. Un geniale slancio di ispirazione creativa? Non esattamente. La verità è che Ugo è terribilmente in ritardo. Secondo il contratto siglato con il suo editore, per il quale aveva già ricevuto una cifra considerevole, l'opera avrebbe dovuto essere pubblicata ben prima del 1831, anno in cui effettivamente esce il romanzo. Quest'opera immensa, pur svolgendosi nel Medioevo, raccoglie i grandi temi cari a Hugo, ma mette anche in evidenza le contraddizioni, i problemi e le questioni della contemporaneità. È un romanzo che si ispira ai grandi generi letterari del momento, il romanzo storico, il romanzo gotico, fa riferimento a temi che lo avvicinano alla tradizione greca e latina, ma il tema più importante è quello della conservazione del patrimonio culturale. Tempus edax, homo edacior, scrive Hugo, riprendendo il poeta latino Ovidio. Il tempo è vorace, ma l'uomo ancora di più. Questo romanzo denuncia il pessimo stato di conservazione in cui si trova la cattedrale parigina, rovinata e mutilata dalle rivolte e dalla rivoluzione, ma si scaglia anche contro il generale disprezzo per gli edifici storici di epoca medievale, tenuti in scarsa considerazione dai suoi contemporanei e spesso demoliti per ricavarne materiali da costruzione. Basti pensare infatti che solo qualche decennio più tardi Napoleone III e il barone Haussmann elimineranno gran parte della Parigi medievale per ricostruire la città così come la conosciamo oggi. Queste operazioni ai danni della cultura nazionale avvenivano sotto gli occhi di tutti, nella quasi totale indifferenza. Nel 1835 Hugo entra a far parte del Comitato Storico dei Monumenti e delle Arti, che si occupa del recupero e dello studio di documenti e cimeli legati alla storia nazionale. Lui stesso aveva giocato un ruolo fondamentale nella nascita del comitato. Altri scrittori prima di lui avevano denunciato il degrado dei monumenti storici, ma lui intraprende una vera e propria battaglia sfruttando il suo talento e la sua visibilità. Scrive componimenti contro la Bande Noire, un'associazione di speculatori che acquistava edifici antichi per demolirli e rivenderne i materiali. Scrive articoli in cui spiega l'importanza e il significato degli edifici storici, conservatori del passato, della storia e dunque dell'identità di una nazione. Ma l'impegno sociale e letterario hanno un prezzo e Ugo lo paga tra le mura di casa. La moglie Adèle, sempre più chiusa in se stessa, inizia una relazione con uno dei più cari amici di Ugo, Charles-Augustin Sainte-Beuve, e questo evento ferisce nel profondo il romanziere. Però nessuno dei due coniugi chiede il divorzio, desiderano lo stesso restare insieme per amore dei figli e per il bisogno di sostegno reciproco. Ma all'interno delle mura domestiche, il matrimonio è finito. Ugo si dedica ancora di più all'attività letteraria. Scrive tragedie come Lucrezia Borgia e Il re si diverte, quella su cui Verdi si baserà per il suo Rigoletto. Nonostante le difficoltà del rapporto con la moglie, si dedica alla cura dei figli e nei suoi diari scrive tutti i loro progressi e piccoli successi. Una nuova luce entra nella sua vita quando conosce l'attrice Juliette Drouet, che lavora nella troupe che mette in scena Lucrezia Borgia. È una giovane donna con alle spalle una vita già piuttosto movimentata, caratterizzata dalla presenza di diversi amanti e dalla nascita di una figlia fuori dal matrimonio. Tra i due nasce un amore profondo, destinato a durare tutta la vita nonostante gli alti e i bassi. Adèle accetta la situazione, si limita a ricoprire il ruolo di moglie e madre senza avanzare pretese sul cuore del marito, che si occupa dell'amante anche economicamente. Nel frattempo, Ugo, che in gioventù era stato molto vicino alla causa monarchica, sviluppa un attaccamento sempre più forte verso il popolo. Un amore crescente per la gente comune e un vivo interesse per la questione sociale, sempre più spesso all'ordine del giorno. Scrive Ruy Blas, opera teatrale che però non incontra il favore della critica e le rappresentazioni vengono interrotte. Sempre più spesso lo scrittore intraprende lunghi viaggi con Juliette, nonostante le rimostranze della moglie, ed è durante questi viaggi che si lascia ispirare dagli incontri che fa per i suoi personaggi successivi. Ad esempio, ad ispirare Jean Valjean, il protagonista dei Miserabili, è un forzato condannato per un piccolo furto che la coppia incontra a Marsiglia. Nel 1841 Hugo ottiene uno dei successi più importanti della sua carriera. L'ammissione all'Académie Française, celebrata in pompa magna, dimostra l'importanza del ruolo giocato dal romanticismo nel panorama culturale francese e gli viene quindi tributato il giusto riconoscimento. Hugo è all'apice della gloria letteraria, ma deve comunque affrontare i cambiamenti della vita.
Quando la figlia Leopoldine, la prediletta, viene chiesta in moglie dal figlio di un suo stretto collaboratore, Ugo è costretto ad accettare a malincuore. La figlia era per lui una compagnia insostituibile, una ragazza colta e intelligente con cui amava conversare, nonché una lettrice attenta delle opere paterne. La distanza geografica che si intromette tra lei e il padre dopo le nozze provocherà una grande malinconia nel cuore dello scrittore. Si apre così il 1843, l'anno orribile. Il Burggrave, opera teatrale complessa e cupa, è un fiasco e per sopperire alla delusione Ugo decide di partire di nuovo con Juliette, fermandosi anche a trovare la figlia Leopoldine. Diversi giorni dopo la loro partenza, però, Ugo apprende dai giornali una notizia che devasterà la sua vita. Leopoldine, suo marito e altre due persone sono morte annegate durante una gita in barca. I funerali si sono già svolti e Ugo deve fare i conti, oltre che con il dolore inconsolabile, anche con i sensi di colpa per non essere stato insieme alla famiglia durante quel momento terribile. Ugo ottiene la nomina pari di Francia e la Legion d'Onore, ma la consacrazione definitiva della sua persona non basta a distrarlo dal dolore che ha distrutto la sua vita. È qui che inizia l'avventura politica, con il discorso alla Camera dei Pari sulla proprietà intellettuale nel 1846. Questo è solo il primo di molti interventi che mostrano la passione del romanziere per l'arte oratoria e la sua notevole capacità di persuadere e affascinare il prossimo. Ma Ugo è sempre più cupo e scrive disordinatamente, senza riuscire a concentrarsi su un'opera precisa. Questo fino al 1847, quando inizia il nucleo di quello che sarà I Miserabili. Nel frattempo si dedica sempre di più alla politica, sostenendo il ritorno dall'esilio della famiglia Bonaparte e sviluppando ulteriormente l'attenzione verso le ingiustizie sociali. Ecco che arriva infine la rivoluzione del 1848, che segna la fine della monarchia di luglio, iniziata 18 anni prima. Luigi Filippo d'Orléans abdica e scappa dalla Francia in rivolta. La sera stessa è proclamata la Seconda Repubblica e Ugo viene eletto deputato, mentre Luigi Napoleone, nipote dell'ex imperatore, diventa presidente della Repubblica. Lo scrittore inizia una fervente carriera politica, caratterizzata da discorsi e interventi interessati alle condizioni delle classi sociali più umili, alla situazione che deve affrontare la gioventù, costretta a lavorare duramente senza poter nemmeno soddisfare i bisogni più elementari e privata dell'istruzione. Ugo inizialmente aveva sostenuto il presidente Luigi Napoleone, ma dopo qualche anno intravede in lui ambizioni ben più profonde di quanto avesse lasciato intendere. Per questo si batte per impedire la modifica della Costituzione, che avrebbe invece permesso al presidente di essere eletto per un secondo mandato. Non servirà a nulla. Luigi Napoleone riesce a mettere a segno il suo colpo di stato e diventa imperatore con il nome di Napoleone III. Ugo lo attacca pubblicamente con ferocia, gli dà del traditore e dell'usurpatore, ma il nuovo regime costringe lo scrittore alla fuga. Ugo prenderà la via dell'esilio dal 1852 al 1870, rifugiandosi prima nell'isola di Jersey e poi nell'isola di Guernsey, entrambe vicine alle coste francesi e parte dei domini inglesi, già rifugio di altri esiliati politici. Ugo non si ferma lontano da casa, scrive opere, opuscoli, articoli, componimenti che denunciano il tradimento di Napoleone III, come il famoso Napoleone il Piccolo. Quest'ultimo viene proibito in Francia, ma si diffonde a macchia d'olio e i viaggiatori che tornano dall'estero lo nascondono nelle valigie per portarlo in Francia. Nonostante la lontananza, diventa un vero e proprio simbolo per gli esiliati politici e per i sostenitori della Repubblica. Ugo riceve l'appoggio di molti scrittori e di molti intellettuali. Nel frattempo la moglie, Juliette, e alcuni dei figli lo hanno raggiunto in esilio. Questo periodo si consacra alla stesura di opere poetiche e romanzi, nonché memorie personali. La raccolta di poesie I Castighi ha un successo incredibile, si scaglia con forza sul nuovo impero e sul colpo di stato. Ma ben presto, il paesaggio che offre l'isola di Guernsey lo suggestiona, gli porta nuove ispirazioni con i suoi scenari marini, imponenti e tempestosi. Nascono quindi le Contemplazioni. Poesie fortemente autobiografiche che rievocano la sua infanzia, i ricordi dei figli e i momenti di felicità vissuti con Juliette, ma anche il desiderio di aiutare i più deboli, gli indifesi e la desolazione provocata dall'esilio. Ugo sente una profonda nostalgia della Francia, della sua casa, ma è sempre ben informato su quello che accade in patria e soprattutto sull'immagine che la popolazione si sta costruendo di lui. Piccola curiosità, è in questo periodo che si fa crescere la barba per proteggersi dalle correnti di aria che più di una volta lo hanno fatta ammalare. E dunque qui, in esilio su una piccola isola colpita dalle tempestose onde del mare, che nasce l'immagine tradizionale che ci è stata tramandata di Ugo. Ma ancora più importante, è in questo momento che decide di riprendere delle vecchie carte tra i suoi scritti,
e di ricominciare a dedicarsi alla stesura dei miserabili. Pensate, ritrova l'ispirazione necessaria mentre è in visita al campo della battaglia di Waterloo. È così che dà alla luce questo immenso romanzo, che si svolge tra il 1815, data della battaglia di Waterloo, e il 1832, all'indomani della rivoluzione di luglio. Grazie a Jean Valjean, prigioniero condannato ai lavori forzati per aver rubato un pezzo di pane a causa della fame, ci troviamo catapultati in un mondo che vive all'ombra della povertà e dell'indigenza più totali. È qui che incontriamo Fantine, ridotta a pelle e ossa nel momento in cui inizia a prostituirsi per mantenere la figlia Cosette. I perfidi e avidi Thénardier, il generoso vescovo di Digne, il piccolo e coraggioso Gavroche che si fa sparare sulle barricate, l'integerrimo ispettore Javert che solo con il suicidio potrà porre fine alla disillusione che ha distrutto la sua vita. E poi c'è il protagonista, un uomo incattivito dalla prigionia che sta per avviarsi su una strada di crimini e crudeltà quando un incontro cambia il suo destino e lo porta alla redenzione, nonostante tutte le avversità. Quando l'opera esce nel 1862 è un successo immenso. La gente corre a comprare il romanzo e nemmeno la freddezza della critica riesce a smontare questa incredibile ondata di entusiasmo popolare. Nonostante il successo, Hugo risente sempre di più della lontananza dalla Francia, anche se la corrispondenza e le collaborazioni con giornali e intellettuali francesi sono frequenti. L'isolamento infatti è solo apparente, questi anni sono caratterizzati da una ricchissima attività intellettuale. Per distrarsi, Hugo decide di dedicarsi ad un'impresa non da poco, la decorazione della casa in cui abita a Guernsey, Hauteville House. Personalizza completamente ogni centimetro quadrato dell'abitazione, con frasi, elementi che richiamano i suoi romanzi, le sue origini e la sua vita. Il paesaggio marino, austero e tempestoso che lo circonda, ispira un'altra opera, I lavoratori del mare, che tratta i grandi temi cari a Hugo, come l'emarginazione sociale, ma anche la lotta per la sopravvivenza contro una natura ostile. Nel 1869 pubblica L'uomo che ride, incentrato su Gwynplaine, vittima innocente dei Compracicos, uomini che sfigurano i bambini per farne fenomeni da baraccone. Queste opere cupe esprimono molto bene il disagio e la tristezza che tormentano lo scrittore esiliato. Gli ultimi anni passati a Guernsey sono dolorosi, segnati dalla morte della moglie Adele e di uno dei loro nipoti. Arriva infine il 1870. In furia la guerra tra Francia e Prussia, la battaglia di Sedan è una dolorosissima sconfitta e Napoleone III, sempre più a corto di consensi, viene fatto prigioniero dai nemici. È la fine del Secondo Impero, inizia la Terza Repubblica e Hugo può finalmente tornare in patria dopo quasi 20 anni di esilio. È riaccolto da una folla festante e anche si è stupita nel vedersi davanti un uomo invecchiato, molto diverso da come se lo ricordavano. Il momento storico è teso, la guerra non è ancora finita, la Francia è in netto svantaggio e Hugo parla alla folla, sostenendo la necessità di restare uniti per fronteggiare il nemico. Il ritorno in patria è la sua consacrazione definitiva alla storia, ma deve fare i conti con la situazione violenta e drammatica che infuria in Francia, ben diversa dalla sicurezza dell'isola di Guernsey. Parigi è assediata nel 1871 e Hugo soffre la fame insieme al resto della popolazione. Viene eletto durante le elezioni legislative per siglare un armistizio con la Prussia, ma pochissimo tempo dopo la sua vita è funestata da un ennesimo lutto. Muore suo figlio Charles, vittima di una congestione cerebrale. Negli stessi giorni la Francia perde l'Alsazia e la Lorena, a Parigi è iniziata la Comune e Hugo soffre sia per il figlio sia per la patria. Tutto questo viene ricordato da un episodio, della cui realtà però non siamo sicuri. Leggenda narra che quando Hugo tornò a Parigi per seppellire suo figlio, i rivoltosi avrebbero lasciato passare il carro funebre dalla stazione al cimitero del Père Lachaise nel più totale silenzio, in rispetto a un uomo che era tornato dall'esilio per assistere a eventi tanto tragici. Quando esplode la violenza della Comune di Parigi, però, Hugo si trova a Bruxelles per occuparsi della nuora e dei nipoti, a cui è legato da un amore molto molto profondo. Purtroppo i dolori per lui non sono finiti. La figlia Adèle mostra chiaramente segni di malattia mentale, simili a quelli di suo zio Eugène, e Hugo è costretto ad internarla. Le sue parole al riguardo sono poche e incisive. Ho il cuore spezzato. La famiglia Hugo, naturalmente con Juliette Drouet a seguito, riparte per Guernsey e grazie alla calma ritrovata, lo scrittore si può dedicare alla stesura del suo ultimo romanzo, 93, incentrato sulla rivoluzione francese. Ma tra le pagine riecheggiano la violenza e il dolore della situazione che la Francia vive in quel momento.
A questo punto della sua vita, Hugo inizia a pensare all'eredità che lascerà dopo la sua morte. Inizia a curare le varie edizioni delle sue opere, la pubblicazione dei discorsi e degli interventi politici. Nel 1877 pubblica invece L'arte di essere nonno, opera commovente incentrata sui suoi amati nipoti, che contribuisce a imprimere nella memoria dei suoi contemporanei l'immagine di un uomo anziano, triste, però molto dolce. Nel corso del tempo, Hugo si è visto tributare tutti gli onori possibili e nonostante la presenza di alcuni oppositori intellettuali e politici, tutti sanno che il suo nome è destinato a durare nei secoli. Il suo compleanno ormai è persino un'occasione per i suoi sostenitori di celebrarlo pubblicamente. Sono consapevoli di avere davanti un uomo che ha segnato indelebilmente la sua epoca. Hugo diventa una leggenda mentre è ancora in vita, per uno scrittore un fatto più unico che raro. Nel 1882, Juliette Drouet, la compagna nell'ombra, la seconda donna più importante della sua vita, si spegne a causa di un cancro allo stomaco. La sua presenza era stata una costante per quasi 50 anni, si era dedicata a lui e alla sua letteratura con tutta se stessa, nonostante le numerose infedeltà dell'uomo, notevoli anche durante la vecchiaia. A partire da questo momento, Hugo diventa sempre più fragile e la sua salute peggiora rapidamente a causa di problemi cardiaci e respiratori. I giorni in cui si trova sul letto di morte vengono seguiti scrupolosamente da giornalisti, che riportano ogni dettaglio sui quotidiani. La gente si raduna sotto le finestre della casa dello scrittore, al numero 50 di quella che da poco era stata ribattezzata Avenue Victor Hugo. I bollettini medici sono letti da tantissime persone. I più importanti politici del tempo si interessano alle condizioni di salute dello scrittore e grandi intellettuali gli fanno visita ogni giorno. Hugo riesce a far discutere però anche sul letto di morte. Infatti, benché credesse in un dio, non aveva mai nascosto il suo rifiuto del clero e nessun prete viene convocato per dargli l'estrema unzione. Questo fatto emerge subito vista la portata mediatica del caso e infiamma lo scontro tra clericali e anticlericali. Victor Hugo muore a 83 anni il 22 maggio 1885. Vengono subito organizzati funerali pubblici e ogni elemento ha lo scopo di celebrare il grande scrittore, il nonno della Francia, come è stato definito. È deciso, riposerà al Pantheon, il tempio dei grandi uomini, dei grandi ingegni. Un immenso corteo accompagna il percorso della salma, che passa attraverso l'Arco di Trionfo, dove un catafalco di ben 20 metri è stato eretto con le sue iniziali e la scritta «La Francia in lutto per Victor Hugo», affiancata dalle bandiere della Repubblica velate di nero. Quest'uomo ha consacrato la sua intera vita alla patria e alla letteratura. Si è battuto per dare una voce agli ultimi, ai miserabili. Ed è proprio dai miserabili che vorrei prendere in prestito una frase che credo possa ben definire lo spirito del suo autore. Amare o aver amato, basta. Non chiedete nulla dopo. Non è possibile trovare altre perle nelle oscure pieghe della vita. Amare è essere completi. Vi ringrazio per essere stati con me. Alla prossima.